Ciao a tutti ragazzi e bentornati, sono sempre Mirko di Gruppo Carmeli ed oggi siamo qui con lei, la nuova 100% elettrica Renault Megane E-Tech. Design da berlina e carattere da crossover. Analizziamolo esternamente. Notiamo subito il muso alto stile crossover. Al centro troviamo il nuovo logo Renault con una trama stile acciaio inox. Molto bello e ben rifinito. Subito sotto troviamo la telecamera frontale. Spostandoci ancora più in basso notiamo la doppia griglia del paraurti anteriore e di sensore di parcheggio. Passiamo ai gruppi ottici che sono potentissimi ragazzi. Troviamo infatti i fari e la firma luminosa full LED. Quest'ultima ha un design ed una costruzione unica, guardate come sporge la paraurti. Spostandosi di lato non possiamo non notare questi giganteschi e super rifiniti cerchi da 20 pollici, veramente belli. Sopra poi troviamo lo sportellino che ci servirà per caricare la vettura. Proseguiamo sulla fiancata con questi fascioni sulla parte bassa delle portiere. Quella anteriore ha una maniglia scomparsa che fuoriesce quando apriamo la macchina e si ritrae quando la chiudiamo oppure quando ci mettiamo in marcia. Sulle posteriori invece troviamo le maniglie in alto sul montante che rendono la macchina sportiva. Passiamo al posteriore della nostra Megane E-Tech dove troviamo questi fari a LED con effetto 3D iridescente, veramente bellissimi. Si tratta di un faro unico collegato da questa striscia LED. Al centro troviamo anche qui il logo Renault e questo piccolo tasto che serve ad aprire il bagagliaio. Notiamo poi infine i parafanghi allargati. Passiamo ora agli interni dove il design raffinato e moderno la fanno da padrone. Troviamo questa striscia LED che percorre tutto l'abitacolo e che cambia anche di colore. Sopra questa striscia di materiale innovativo riciclato simile all'alcantara, molto carino. Notiamo poi queste cuciture molto ben fatte di color giallo. Le portiere, come potete vedere, sono ben rivestite e corpose. I sedili, in tessuto misto pelle, hanno anch'esse le cuciture in risalto che riprendono quelle già viste sulle portiere. Hanno inoltre questo pulsante che permette di regolare la zona lombare e laterale. Praticamente ve lo potete cucire addosso. Proseguiamo con la nuova dashboard OpenR, una superficie digitale ad alta definizione di ben 774 cm quadrati, distribuita su due schermi ad L da 12 pollici. Diamo ora uno sguardo all'infotainment. A bordo troviamo il nuovo sistema multimediale OpenR Link, con l'integrazione di Google e Android Auto, molto reattivo, ma si possono usare anche tranquillamente anche dispositivi iOS. Google Play infatti mette a disposizione l'assistente vocale e più di 40 applicazioni, tra le quali non può di certo mancare Google Maps, sempre aggiornato su mappe, informazioni sul traffico e punti di interesse. È presente poi l'app My Renault, che permette di gestire l'auto da remoto e i suoi servizi connessi. Parlando dei sistemi di assistenza alla guida, vi invito a scaricare dal sito ufficiale Renault la brochure, perché stiamo parlando di ben 26 sistemi avanzati di assistenza alla guida, che riguardano corsia, distanza di sicurezza, punti ciechi, riconoscimento della segnaletica stradale, fare adaptive vision, cruise control, sensore di parcheggio, camera 360 gradi, autopark. Insomma, veramente un sacco di roba. Concludiamo gli interni dando uno sguardo a questa serie di vani portaoggetti sparsi nell'abitacolo ed infine il portabagagli 440 litri che possono aumentare piegando i sedili posteriori. Veniamo ora al motore ed al pacco batteria, quest'ultima ha ioni di litio e raffreddata liquido, una delle più leggere ed efficienti disponibili sul mercato. Ha una potenza di ricarica in AC di 22 kW, mentre in DC la potenza è di 130 kW. Quindi la batteria più grossa sarà carica al 100% in un'ora. Calcolando di caricarla per esempio dal 10-20% all'80%, avremo un tempo di attesa pari a 20-25 minuti. Ma veniamo alle soluzioni proposte da Renault. La prima, batteria da 40 kWh con un motore da 130 cavalli ed un'autonomia di 300 km nel ciclo WLTP. Poi la seconda soluzione con una batteria da 60 kWh e lo stesso motore da 130 cavalli. L'autonomia però passa a 470 km. Ed infine l'ultima, che è quella equipaggiata sulla nostra Megane. Batteria da 60 kWh con un motore da 220 cavalli ed un'autonomia dichiarata di 450 km. Con quest'ultima la nostra Megane
staccata da 0 a 100 in 7,4 secondi. Siamo giunti alla fine anche di questo video. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale in modo da restare aggiornati sulle ultime uscite. Se volete inoltre vedere e toccare con mano la nuova Megane E-Tech, vi aspettiamo nei concessionari di Gruppo Carmeli. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video.